Oggi vi faccio vedere come io studio solitamente la coordinazione e oggi applico questa cosa che faccio allo shuffle. Poi in realtà si può applicare a qualsiasi cosa, ma oggi parliamo di shuffle. Anche perché me l'avete chiesto in tanti, mi avete chiesto come studiare, come suonare lo shuffle. Quindi oggi vi voglio far vedere un po' di cose, un po' di esercizi da fare per migliorare con questo groove. Senza stare qui a rompervi tanto le scatole come al solito, dicendovi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei video, senza dilungarmi e dirvi di seguirmi anche sui social Instagram e Facebook e di iscrivermi se avete bisogno, parliamo di shuffle. La mia idea praticamente, che in realtà poi non è neanche mia come idea, è una cosa che si fa in generale, ma quello che faccio io di solito è di tenere un ostinato. Sapete che cos'è un ostinato? Un ostinato è un qualcosa che continua nel tempo sempre uguale, quindi un esempio di ostinato potrebbe essere questo. E proprio tenendo questo ostinato qua e essendo lo shuffle un groove in terzine, nel senso lo shuffle suonato sul charleston, che cos'è? Semplicemente un groove in cui il charleston suona il primo e il terzo ottavo di una terzina, mentre il secondo colpo di terzina ovviamente è una pausa, se non è suonato come al solito è una pausa. Dicevo, suonando questo ostinato solo con le mani, perché l'ostinato come abbiamo visto è solo di charleston e rullante, andremo a suonare la cassa in terzine ovviamente, ma suoneremo all'interno della terzina tutte le possibilità che abbiamo. Ad esempio, se prendiamo un colpo solo di cassa, abbiamo la possibilità di suonare il primo colpo di ogni terzina, oppure il secondo colpo di ogni terzina, oppure il terzo colpo di ogni terzina, mantenendo sempre ovviamente l'ostinato con le mani invariato. Ve lo faccio sentire. Adesso, oltre ad avere la possibilità di fare un colpo solo all'interno della terzina, possiamo anche fare due colpi, quindi fare doppi colpi di cassa. Se vogliamo andare a prendere due note nella terzina, abbiamo prima e seconda nota di terzina, seconda e terza nota di terzina, prima e terza nota di terzina. Però abbiate capito, praticamente la terzina è composta da tre note. Se io voglio andare a fare due colpi di cassa all'interno della terzina, ho tre possibilità: i primi due ottavi di terzina e il terzo ottavo sarà una pausa, oppure pausa del primo ottavo di terzina e suono il secondo e il terzo ottavo, oppure suono il primo ottavo di terzina, pausa nel secondo ottavo e suono il terzo ottavo di terzina. Ovviamente tutte queste cose ci sono scritte nel PDF che potrete scaricare qui sotto. Mi sono dimenticato di dirvelo prima, in effetti. Vabbè, ve lo dico adesso. Infine abbiamo la possibilità anche di fare tre colpi. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo a suonare tutte le note possibili, perché la terzina è composta da tre note. Se noi con la cassa vogliamo fare tre note all'interno di ogni terzina, significa che suoneremo tutti i colpi. Fatto questo, abbiamo fatto tutto, dobbiamo solo mettere tutto insieme. Quindi teniamo l'ostinato e poi ci facciamo tutte le sette possibilità di colpi di cassa. Ok, adesso andiamo a cambiare l'ostinato. Non fatevi fregare e non chiudete il video subito quando vedrete l'ostinato, perché poi vi spiegherò. Comunque, l'ostinato è questo qua. Come vi dicevo, il groove frega un po'. Perché? Perché c'è tutto. È già un groove a posto che può suonare tranquillamente da solo, perché c'è il charleston, c'è il rullante e c'è la cassa. Quindi la cosa che andremo a fare sarà aggiungere qualcosa, e cioè far fare qualcosa in più alla nostra mano sinistra. Quindi quello che andremo a mettere in più al nostro groove adesso saranno le ghost con la mano sinistra. Andremo a fare tutto l'esercizio, ma stavolta anziché mettere la cassa metteremo le ghost. Quindi prima una ghost per ogni terzina, poi due ghost per ogni terzina e infine tre ghost per ogni terzina. Attenzione però,
che il rullante forte, cioè il backbeat sul 2 e sul 4, rimarrà sempre. Quindi state attenti, perché non è che adesso o facciamo le ghost o facciamo il backbeat, bisognerà fare tutte e due le cose. E soprattutto ci saranno alcuni colpi in cui ci saranno sia le ghost sia i colpi forti di rullante, cioè il backbeat. E in quei casi ovviamente vince il rullante forte, quindi solo in quel caso lì la ghost non si farà e si farà il rullante forte. Detto questo, io vi dico ciao. Vi ricordo tutte le cose, anzi non ve le ricordo perché tanto sapete già tutte le cose che vi voglio dire in questo momento, ma le due cose importanti sono: se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, scrivete un commento qui sotto chiedendomi qualsiasi cosa non sia stata chiara, non vi preoccupate, chiedetemi qualsiasi cosa, anche la più stupida. E intanto, se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, che male non fa. Mentre seconda cosa, andate a scaricare il PDF, lì sopra vi ho scritto i due ostinati che abbiamo fatto e le possibilità che abbiamo per andare a coordinare la cassa o le ghost che siano in base all'ostinato. Quindi vi ho scritto tutto. Io con questo la finisco qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.